E siamo con Verusca Verista, fotografa cuneese. Benvenuta. Grazie. Quando il ricamo e il cucito incontrano la fotografia, nasce un progetto, si può dire. Di cosa si tratta? Oh, si tratta di una collaborazione fra me, che sono una fotografa freelance, e Federica Dalmasso, che è una stilista di De Monte. Praticamente uniamo le due forze, decidiamo di utilizzare le doti e la passione di ognuna delle due e diffonderle insieme, al che nasce che attraverso la fotografia sviluppo questa tecnica della cianotipia, dove vado a stampare le mie fotografie sopra i tessuti. Dopo di questo le passo a Federica, la quale creerà la seconda opera d'arte unica e irripetibile. L'idea in sé nasce dal fatto che con Federica ci siamo conosciute proprio tramite i laboratori che facciamo a Borgo San Dalmazzo. Lei fa i suoi laboratori di cucito, io faccio i miei laboratori di fotografia. E lei ha visto queste cose così interessanti e ha detto: si potrebbe anche ricamare. Lei mi dice: ma perché no? Proviamo. E oltre a ricamare comunque il tessuto e a confezionare una camicia, un vestito, nonché una pochette, ha ricamato anche la carta, quindi carta d'acquarello ricamata, dove sopra sono andata a stampare queste fotografie, e lei ha portato, diciamo, la sua opera d'arte cucendo alcuni dettagli dell'immagine. Dove troviamo altre informazioni necessarie? Ah, le informazioni le possiamo trovare sia sulle pagine Facebook e Instagram, Verusca Verista Freelance Photography e Federica Dalmasso, oppure sui siti di entrambi, il mio è veruscaverista.it e quello di Federica è labottegadelleidee.it. Quindi ci vediamo a De Monte quando? Ci vediamo due volte venerdì sera alle 21 presso il Pala Tenda, nella piazza Renzo Spada. L'ingresso è gratuito e quindi aspettiamo per raccontarvi questa nostra nuova avventura che chissà dove ci porterà. E noi ringraziamo Verusca Verista, fotografa cuneese. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie a te, buona giornata.